Buongiorno ragazzi, benvenuti in un altro video semplice semplice, 4-5 esercizi, giusto un paio di esercizi per aumentare la flessibilità e la estensione della gamba dopo operazione al ginocchio per vari motivi, legamenti crociati, anteriore, posteriore oppure menisco o quant'altro. Dobbiamo andare a recuperare nelle prime settimane fino alla 12ª così, quindi è un intervento da fare fin da subito. Incominciamo per gradi lievi, ma sono esercizi non troppo difficili, non troppo impegnativi e non troppo duri da fare fin da subito. Ma per prima cosa bisogna smuovere la rotula, quindi prendiamo la rotula, scarichiamo la gamba, iniziamo a lavorare sulla rotula per fare avanti e indietro. Io metto adesso, scarico tutto il mio peso. Se si fa fatica perché ancora stiamo qua in contrazione così, io posso andare a scaricare su questa gamba qua e anche con una mano, un paio di dita, andiamo a fare questo lavoro. Sinistra, destra, così. Devi sentire proprio che l'osso va su e giù, come in questo caso. In modo che sciogliamo il ginocchio, sciogliamo la rotola e tutto quanto. Ovviamente dopo l'operazione sarà ancora gonfio, una settimana o due sarà ancora gonfio, quindi tutta questa mobilità non ce l'abbiamo. Io qua sono a 2 mesi e mezzo. Perciò si va a lavorare per gradi, piano piano cerchiamo di ottenere questo risultato qua. Idem per le cicatrici, si va a lavorare sulle cicatrici per ammorbidirle. Una volta fatto 5 minuti così, riscaldato la rotula, chiamiamo questo modo di dire riscaldato la rotula, cominciamo a fare piccolo esercizio per stendere la gamba. Ok? Quindi tiriamo, andiamo a tirare, potremmo farlo anche da sdraiato, in questo caso da sdraiato, andiamo a spingere in giù, con la parte posteriore del ginocchio andiamo a spingere in giù e tirare in su la gamba. Altro lavoretto che possiamo fare è questo, magari dopo un paio di settimane, iniziare a tirare in su in modo che tira tutta la parte posteriore. Ok? Quindi andiamo di nuovo a spingere. Qualche ripetuta, 2 per 10, per ogni tipo di esercizio 2 per 10. Qua abbiamo 2 esercizi, in pratica prima andiamo a spingere in giù e poi dopo andiamo a tirare su e comunque spingere, in modo che abbiamo tutto uno stiramento qua, perché dobbiamo far lavorare anche parecchio sotto qua, soprattutto anche sotto qua. Fatto ciò, si può fare un altro lavoretto, andare mano a mano in base al vostro angolo dove siete arrivati. Io adesso sono intorno ai 100 gradi, leggermente a sfiorare il tappetino e andare con il tallone a spingere il cuscino, e qui vedremo che lavorerà anche qua tutta la parte interna sotto la coscia. Ok? Un ulteriore lavoro che possiamo fare anche qua, si può stare, che ne so, 10-15 secondi a tirare e poi dopo lasciare, si va a fare riposare un attimino e si continua con un altro, con quello di prima. Un'altra cosa che si può fare più avanti, magari dopo la terza quarta settimana, è appoggiarlo verso il tallone e andare a spingere in giù, sempre cercare di andare a farlo andare in giù, e qua si cerca di stare un minuto, due, tre, quello che si può fare, spingere in giù e vedere di recuperare l'estensione, che nel mio caso manca ancora un po'. Questo si può fare anche così, anche da non tutto sdraiato, ma si può fare anche questo lavoro qua, e va lo stesso a tirare tutta la parte posteriore. Un altro lavoro utile, e qua ci avvaliamo del divano o di un sgabello. Nelle prime settimane che non abbiamo ancora i 90 gradi, andiamo a stare intorno ai 45 gradi e dobbiamo
all'inizio non troppo peso, dipende come siamo nella nostra forma. In questo caso, a differenza del cuscino che tiravo a me, vanno a lavorare soprattutto qua, non più nella metà della coscia, ma va a lavorare molto qua. Si sente che tirano questi, proprio questi qua sotto, che nel mio caso sono molto duri. E qua dobbiamo stare semplicemente così. Così e così. Così e lavorerà molto qua. Un altro esercizio che si potrà fare è il classico stretching. Questo si vede che già cambia rispetto a quello che stavamo facendo qua perché non prende più qua sotto, ma prende anche molto più verso il centro della coscia, no? E anche questo dipende molto dall'angolo che abbiamo. Questo per quinta, sesta settimana, mettiamola così, quinta, sesta settimana, siamo oltre i 90 gradi, cerchiamo non caricare troppo, magari ci appoggiamo a un tavolo, una sedia o qualcosa, mi appoggio al tavolo, non do troppo peso alla gamba e cerchiamo di andare avanti. Possiamo anche stare così, fermi un po', fin quando riusciamo. Ebbene, qualche ripetuta così, un'ora al giorno e dobbiamo recuperare la nostra mobilità, non la forza, ma la mobilità. All'inizio bisogna recuperare la mobilità. Bene ragazzi, piccolo video breve con qualche esercizio e buona fisioterapia. Ciao da Francesco.